Buongiorno, sono Giovanni Messa, insieme a Doriano, Martino Mauro, Maurizio. rappresentiamo il settore nord-ovest del 128 Club Italia, quindi il club nazionale è in rappresentanza tramite noi in questo evento della Palazzina di Stupinigi. Abbiamo portato le nostre auto che in questo momento non ci sono tutte, ma comunque sono una buona parte rappresentativa di quello che è il nostro gruppo. Abbiamo una Sport prima serie anno Maurizio, 74. una Doriano Coltarelli, sempre stesso modello ma del 74. 74, Fiat 128 3P anno 77 e stessa auto anno 75. Abbiamo una berlina e un'altra berlina terza serie che però non è, diciamo, rinchiusa nel nostro gruppo. E niente, ripeto, siamo in rappresentanza del club nazionale che ha sede in Veneto. Il club nazionale ha come riferimento il sito internet www.128.it, forum attivo 128 e Fiat 128 Club Italia su Facebook e settore nord-ovest sempre su Facebook. In occasione dell'anniversario 50esimo abbiamo qui una berlina prima serie del 69, la quale è stata oggetto di un servizio su ruote classiche, uscito il mese di ottobre, insieme ad altri due modelli, una seconda e una terza serie che abbiamo dall'altra parte, e hanno fatto questo servizio sul giornale, appunto del mese di ottobre. Ciao, sono Davide, proprietario di questa Fiat 124 Sport, terza serie coupé del 1973. Un'auto originale in tutto che è stata appena restaurata. Sono amico del simpaticissimo club Fiat 128 che oggi ho accompagnato per il loro cinquantenario di anniversario. Che dire di questa macchina? Come dicevo, è una macchina appena restaurata, originale in tutto, è una versione 1600 di cilindrata, unico proprietario, nel senso che io sono il secondo, il felice secondo proprietario da circa 2 anni. L'auto è stata anche registrata, certificata dal registro Fiat e completamente restaurata, sebbene fosse in buone condizioni sin dall'inizio. Fra le varie caratteristiche, caratterizzata da questo tessuto beige su tinta blu, fra gli accessori dell'epoca abbiamo la quinta marcia ed è una macchina che è un coupé godibile avendo 4 posti, diciamo quello che una volta si diceva un coupé da famiglia. Un'auto che ancora oggi si può utilizzare facilmente, dalle ottime prestazioni, ma allo stesso tempo anche un'auto confortevole. L'auto è stata diciamo, rivista è stata riverniciata completamente, ha avuto alcuni ritocchi nella parte del sottoscocca, abbiamo sabbiato le ruote, riverniciate con la vernice originale possidica dell'epoca, ed è stato anche rimesso in quadro il vano motore. Sono stati fatti poi alcuni lavori di meccanica per renderla, diciamo, perfettamente godibile, ma per il resto è un'auto che è originale in tutte le sue componenti, compresa anche la sua targa risalente al 1973, mese di novembre, per l'esattezza. Buongiorno, mi chiamo Marco Reggio, sono presidente del 500 Landa Club di Gevano. Il club è nato a Vigevano nell'anno 2005, gennaio 2005, per la passione della 500, perché mio papà aveva una Fiat 500F beige sabbia. E niente, da qui è stato voluto da me e da altre persone creare questo club di simpatizzanti, inizialmente di 500. E poi abbiamo cambiato lo statuto perché ci siamo resi conto che di club di 500 ce n'erano troppi e l'abbiamo fatto generico. Quindi abbiamo accolto anche altre vetture, sempre del gruppo Fiat Lancia Alfa Romeo. E niente, noi siamo circa 100 soci e svolgiamo l'attività di fare raduni e di andare a altri raduni di amici. A fine anno noi facciamo volontariato, nel senso che devolviamo quello che ci rimane di incasso e lo devolviamo o all'ospedale, abbiamo fatto
abbiamo devoluto alla pediatria di Vigevano e altri enti cui vediamo che hanno bisogno di finanze. Vorrei anche ringraziare Giorgio Maffei, che fa parte del direttivo del 500 Landia come vicepresidente. E ci potete trovare su www.500landia.com. Parliamo di questo 500enne del 1959. Questo modello rappresentava della 500N, fu fatta nel 1957. Nel 59 fu già modificata perché il tetto era già come la D, cioè vuol dire che era imbullonato. Poi aveva le cromature dei fari che erano in alluminio e anche il baffo che aveva i due pezzi dei baffi separati rispetto allo scudo centrale. Aveva le porte controvento con la cromatura di profilo e le maniglie sempre in alluminio, quindi era un modello inizialmente come 500 particolare, e anche le lucciole erano nelle prime alloggiate qui perché aveva la presa d'aria messa sotto, che invece poi dopo il 60, fine 60, venne proposta la 500D. Diciamo che la macchina in sé è una vettura piacevole da guidare e divertente, poi d'estate non c'è bisogno dell'aria condizionata, quindi perché è piccolina e è ancora carina, anche se oggigiorno non ci sono più quelle diciamo non ha quelle attenzioni di tecnologia che c'era un tempo. Buongiorno a tutti, sono Gandolfo Madonia e sono il presidente del Club Ixono Nuova Italia. Qui vicino a me c'è Daniela Cornero, che è il segretario. Il nostro club è presente a questa manifestazione con una rappresentanza di 11 vetture X19. Ci sono diversi tipi di colore, di modello, dal 1003 al 1005, e questa qui è l'ultima Bertone. Il nostro club è presente in tutta Italia e ha tanti iscritti, in rappresentanza di quasi tutta Italia e alcuni anche dall'estero. Allora, il club ha un sito ufficiale, l'indirizzo è www.clubx19.it. Sul sito ci sono tutte le informazioni su come iscriversi o comunque partecipare agli eventi e alle attività del club. Abbiamo anche una pagina Facebook dalla quale basta cliccare Club X19 Italia, dove compaiono, oltre alle attività, anche reportage dei nostri eventi. Questa vettura è il primo modello della X19 1003, vettura presentata nel novembre del 1972 presso il circuito della Targa Flori in Sicilia. La particolare di questa vettura, che è proprio uno dei primissimi telai, è una delle più vecchie. Così come adesso la vettura è conservata, è originale in tutti i particolari, anche la verniciatura, non è mai stata verniciata. Successivamente, questa vettura qui è del 1973, quindi una delle prime vetture prodotte. Questo modello ha la cilindrata di 1300 cm3, 75 cavalli. Successivamente l'evoluzione di questa vettura è del 1978 con la cilindrata 1500 cm3 e con il cambio a 5 marce. Buongiorno a tutti, mi chiamo Marco Reggio, sono presidente del Fiat Ritmo Club Italia e 500 Landia Club di Vigevano. Oggi siamo ospiti a questo evento di Ceirano a Stupinigi e siamo venuti con 10 vetture Fiat Ritmo, dalla prima serie alla seconda serie, alla versione sportiva. E niente, io vi volevo iniziare a presentare la più vecchia, che è un maggio 79, che abbiamo qua, tutta originale, un conservato di una persona che purtroppo venne a mancare circa 6 anni fa, e io l'ho acquisita e l'ho accudita con altre 8 ritmo che possiedo. E niente, la caratteristica di essere un normale 1100 derivato 128, e questa macchina fu una delle prime, la Ritmo si sa che è stata una vettura rivoluzionaria rispetto a tutte le vetture nel 78 quando è uscita, quindi aveva dei paraurti in plastica per attutire molto l'urto e tutte le particolarità dell'evoluzione che c'è stata in questi anni, che poi ha evoluto a vetture tipo la Panda, tipo la 1, tipo,
lei ha iniziato a avere, a rappresentare le parti in plastica che erano ai tempi ancora tutte in metallo, quindi è una cosa molto importante. Tra l'altro internamente era molto curata perché aveva una plancia rivoluzionaria e aveva già la fibra ottica e quindi era già molto più avanti di macchine che erano molto più basilari. Tra le altre cose nasceva già con, come potete vedere, anche con gli appoggiatesta che sulle vetture si potevano avere a richiesta, e anche il Lavater G18 che anche lì si poteva avere come optional. Il club è composto da una settantina di soci. Ci potete trovare sul sito internet www.fiatritmo.it. Vorrei parlare anche di questa vettura che provò Roll a marzo dell'82 sulla rivista Quattro Ruote, quindi è una cosa molto importante. La caratteristica di questa macchina che è un 2000 di cilindrata versione Abarth, quindi una versione più spinta della Ritmo, e ha 125 cavalli. Non ne furono prodotte molte, si pensa sui 4.000 esemplari, perché una stima precisa non si riesce a risalire ancora, anche con l'aiuto del registro Fiat e dell'Abarth di FCA stiamo cercando di capire un attimino tramite gli schedari vecchi quante ne furono prodotte. Comunque questa era quella vettura che è stata appunto presentata su Quattro Ruote di marzo 82. Le caratteristiche di questa macchina sono: all'interno era una versione sportiva, quindi aveva un cruscotto, una plancia col quadrante rosso, con l'illuminazione anche con i vari manometri, tutto su sfondo rosso, e posso dire che ai tempi era una macchina che faceva impazzire i ragazzi. E poi aveva sia la 105 sia la 125, motoristicamente erano molto, molto spinte, quindi erano molto, molto divertenti da guidare, e specialmente anche il 105, essendo un bialbero, aveva una coppia molto, molto importante all'inizio, quindi scattava molto di più. Questa qui bisogna accelerare, che si apre il doppio corpo, per avere poi la spinta, la ripresa finale. Oggigiorno, per comprare una vettura del genere, meno di 15-18 mila euro non si trovano più, perché oramai ha preso una sua quotazione.